Oh, con grande piacere abbiamo veramente quello che è uno dei fenomeni del momento, in questo calcio italiano non brillantissimo, cioè una squadra di cui tutti siamo innamorati, specialmente dopo certe dichiarazioni molto improvvide sul futuro di questa squadra straordinaria. Abbiamo quell'uomo che se l'è inventata, Fabrizio Castori, a cui do molto volentieri il buon giorno e ben trovato su questa frequenza, mister, grazie. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie Fabrizio, che piacere. È tutta la mattinata che ti cerco, lo so che oggi è un periodo, le sai gestire bene queste situazioni. È un grande Fabrizio. Fabrizio non è solo un grande allenatore, ma un grande uomo. È un grandissimo uomo. Io abitiamo penso, vicino, quindi. So che siete anche vicini, ma soprattutto è l'uomo, io per le due persone dei tanti che ci ascoltano, non se lo ricordano, è l'allenatore del Carpi, che è una squadra fantastica, che ieri ha spazzato via il Bologna. Dato, ho visto l'immagine che anche se l'è anche giocata in maniera molto importante, 3-0, mister, dopo una bellissima partita anche a Vicenza, molto sfortunata nel finale perché stavate vincendo 2-0, se no il vantaggio sulla seconda sarebbe stato ancora più pesante, ma insomma avete 12 punti di vantaggio sul Bologna. È una galoppata fantastica che ormai non sembra fermarsi più. E com'è nato questo gioiello di squadra, mister? Ma allora è nato nel senso che a volte la necessità fa la virtù, no? Nel senso che il Carpi è una società di provincia, piccola se vogliamo, ma con occhio attento al bilancio e soprattutto con l'obiettivo di valorizzare i giovani o prendere i giocatori da categorie inferiori per disputare un campionato che diciamo era la Serie B, un lusso. E siamo partiti con questi presupposti, abbiamo preso tanti giovani, tanti ragazzi che vengono alla Lega Pro, addirittura dai settori giovanili, qualcuno viene anche dalla Serie D dell'eccellenza, e diciamo che il nostro obiettivo iniziale è quello dell'assoluta salvezza. Poi ci siamo accorti andando avanti, soprattutto nel periodo di ottobre-novembre, quando abbiamo collezionato addirittura 9 vittorie e 4 pareggi, che questi ragazzi stavano crescendo in maniera importante, sono a mio avviso anche esplosi, qualcuno sta esplodendo e arriverà sempre secondo me ad alti livelli. Quindi siamo resi conto che avevamo un giocattolino per le mani che poteva assolutamente crescere e regalarci anche tante soddisfazioni. E allora Fabrizio, oltre alla tua grande conoscenza del calcio, perché ti confronti ogni giorno e ti informi ogni giorno, e questo lo so perché spesso quando ci capita di incontrarci si parla di questo, è sempre un piacere ascoltarti. La prima cosa che tu hai trasmesso a questa squadra, perché tu hai sottolineato una cosa importante, giocatori sconosciuti che avevano bisogno di fiducia, di conoscenza, di conoscere il proprio valore, e questo gliel'hai trasmesso te. Allora, intanto un direttore sportivo che conosce bene i campionati inferiori, poi ha preso dei ragazzi che hanno come posso dire, io con lui ci siamo subito capiti, la Serie B è un campionato duro, impegnativo, è un campionato per giocatori che hanno fame perché appunto è dispendioso, è logorante sotto l'aspetto fisico, ragazzi che hanno voglia di emergere perché lavorano molto, quindi questo è stato il primo punto di osservazione che ho fatto notare al direttore. Ci siamo capiti subito e con questi giovani abbiamo intanto impostato un lavoro di grande intensità sotto l'aspetto fisico, poi creato un'organizzazione di gioco secondo me appropriata alle caratteristiche di questi ragazzi, e quindi ecco, queste qui non ci sono segreti nel calcio, secondo me se prendi giocatori sconosciuti loro hanno bisogno di avere le conoscenze che deve dare l'allenatore, si mettono a disposizione, quindi se lavorano molto non è che si possono lamentare, perché la loro crescita passa attraverso appunto questi concetti qui. Però tu le devi motivare e stimolare ogni giorno, Fabrizio. Assolutamente sì. Però dopo magari ecco l'entusiasmo loro, la voglia di la sfida, di vincere la sfida, perché è una sfida per un ragazzo che viene all'internazionale, all'eccellenza, o dimostrare che può fare la Serie B. Anche rispetto ai giocatori che magari fino all'anno prima guardavano solo in televisione, è comunque una sfida, no? Poi diciamo ecco, si sono creati tutti, la squadra secondo me è esplosa, ha giocato un calcio soprattutto giovedì andata
spettacolare, e qui c'è anche scusa Fabrizio, qui c'è anche la mano tua, cioè nel senso non solo sotto l'aspetto psicologico. Non mi voglio autocelebrare, guardo. non c'è solo l'aspetto della motivazione che è la base, poi dopo devi dare le nozioni, devi dare l'indirizzo, è lì subentra l'aspetto anche tattico, ci deve essere una condivisione, no? E sì, poi assolutamente. È uno sviluppo, è un altro tipo di lavoro, poi quello. A parte quello, fare le cose a 200 all'ora, perché quando tu ci metti intensità, velocità di esecuzione, secondo me azzeri i gap tecnici o di esperienza che magari ti puoi trovare contro squadre più forti, perché il CAT adesso secondo me siamo la squadra più forte del campionato, ma adesso prima non eravamo così, no? Nel senso ci siamo arrivati per gradi a questo livello di rendimento. Quindi quello che era all'inizio era un punto interrogativo, una incognita anche per noi, poi andando avanti le cose sono andate come sono andate, perché comunque c'è stata una crescita. Allora, visto che tu parli sempre in maniera aperta e sincera, passiamo al campionato di Serie A. Il campionato di Serie A, sì, tu lo segui, inutile che lo segui, segui tutto il panorama, sì, ma non solo quella Serie A. Sì, sì. Quando si parla di intensità, no? Tutti i mister parlano di intensità. Come lo vedi tu questo campionato di Serie A? Che non si lavora in Serie A, in Serie A non c'è. Non c'è lavoro, ecco, sono discorso. Ma è vero che a Stori, cioè, si lavora poco, si allenano poco, cioè, qual è la... Ma lo dice anche Antonio Conte, nella riunione che noi abbiamo fatto con lui, quando ho voluto parlare con tutti gli allenatori, ha fatto degli incontri, prima con gli allenatori di Serie A, poi con quelli di Serie B, lui, il problema suo, dice in Italia si lavora poco, ma sono discorsi fatti anche a Coverciano, in qualsiasi riunione si fa. Da alcuni anni a questa parte il leitmotiv è questo, che in Italia non si lavora più. Ma perché, scusa Fabrizio, questo a me interessa anche che allora, io ti dico il mio pensiero, perché i giocatori molti sono viziati. Ecco, questo volevo arrivare. Sono viziati, quindi la difficoltà dell'allenatore è imporre certi tipi di lavoro. Poi alcuni allenatori, secondo me, devono essere supportati dalla società, perché se tu allenatore hai certi... Io ho avuto la fortuna, se vogliamo, una fortuna cercata, perché quando giunto mi ha cercato, ma detto, io so che tu lavori in questa maniera qui, io gli ho risposto, non ti preoccupare se non hai soldi per fare la squadra, prendimi ragazzi con questa tipologia, non mi prendere i figlietti, detto papà, perché io quando ero più giovane ci andavo d'accordo un minuto, adesso prima o qualche anno in più ci vado d'accordo 20-25 secondi, perché sai, con l'età poi la pazienza te la finisci prima, no? Certo. Allora lui mi ha secondato, ha capito che tipo di giocatori mi servivano, e poi ecco, diciamo, è uscito fuori questo che è uscito fuori. Però tornando al discorso prima, magari molti allenatori non hanno la forza di potersi imporre con la società se la società non condivide le loro idee. Diciamo, alla fine è la società che fa diventare forte l'allenatore. È vero che l'allenatore secondo me deve essere coerente con i propri principi, a volte meglio morire con le proprie idee, no? Sicuro che non con le idee degli altri, che non, dubbio, bravo, che, cioè, che non modellarsi a cose che tu non credi. A me questo è successo, perché molti mi chiedono perché come a caso, secondo me, ma se un allenatore deve essere convinto, portare avanti le proprie convinzioni, a volte paga, perché se non trovi l'ambiente giusto, perché a volte non è come le cose, però di sicuro non devi mai, secondo me, piegarti a delle cose nelle quali non credi. Mister, nel ricordare i numeri pazzeschi di questa squadra, che in 34 partite ha fatto 68 punti, ho detto 12 più della seconda che è il Bologna, 19 vittorie, 11 pareggi, 4 sconfitte soltanto, ed è ai record sia dei gol segnati, 53, sia che quelli subiti, 24, nessuno ha fatto meglio quest'anno in B. Io le devo fare una domanda, ecco, poi la lascio, e, una domanda però gliela devo fare, perché noi, questa è una radio che anche parla di Roma. Ma ecco, a 24 ore, quando ha sentito un dirigente che non è propriamente, insomma, della Roma, però un dirigente importante, mi verrebbe da aggiungere purtroppo per il calcio italiano, dire che insomma non c'era da augurarsi che il Carpi venisse in Serie A, lei che cosa ha pensato? Allora, premesso che io non voglio entrare nella polemica col signor Lotito, perché ha già risposto alla società, mi preme solo sottolineare una cosa, se, dal mio punto di vista, che sono uno sportivo, che il calcio non è solo diritti televisivi, bacino utenza, il calcio è anche giocare al pallone, giocare a calcio, e che devi vincere chi è più bravo. Questo è meraviglioso, Castoglio, gliene do atto. Questa è una cosa che noi ne faremo proprio uno slogan che riproporremo spesso per radio, sì. Assolutamente sì.
Grazie. Fabrizio, Castore, grazie, a presto. Un abbraccio, in bocca al lupo e complimenti, grazie, per Marco, tutto. Grazie a voi. Grazie, buongiorno. Ciao, buona giornata. Buongiorno.